Soltanto un grandissimo Alex Foiera dice no all'ennesima vittoria in trasferta dell'Ancona, che va sotto, riequilibra la gara, domina, ma non riesce a dare seguito al filotto di vittorie. Una Vis che è al pronti via secondo i canoni del 4-4-2, così come anche l'Ancona, va subito in gol per un erroraccio in condominio tra Barilaro e Lori, più il secondo che il primo, il gol, la gentile concessione della difesa della retroguardia dorica. Il gol lo firma Costantino per il vantaggio pesarese. Prima e dopo sarà soltanto Ancona che è davvero dilapida l'impossibile, a causa anche del bravissimo operato del portiere Foiera. Ma andiamo a vedere comunque la cronaca. Subito l'Ancona con un avvio interessante, si fa preferire la formazione di Cornacchini in contropiede, all'ottavo era Tavares che serviva un cadeau a Pizzi, palo a Foiera battuto, nono ancora il portoghese in mezza girata, palla a lato, undicesimo Barilaro perde palla, poi Malus recuperava sul lanciatissimo Costantino, tardivo nella circostanza il passaggio di Peldicarota Ridolfi, oggi non tra i migliori, e questa è una notizia. Al 14esimo, come detto, il gol del Vis con Costantino che sigla il 12esimo centro stagionale. 19esimo, Vis contropiede con la difesa dell'Ancona che si salva con difficoltà sulla ottima combinazione dell'anconetano Bucaro e di Ridolfi. 22esimo, invenzione del brasiliano Bondi per Tavares, ed è grande Foiera che gli chiude lo specchio della porta. 24esimo, angolo Ancona, testa di Bondi, palla alta sopra la traversa, insiste l'Ancona, si gioca a una sola porta. 29esimo, Pizzi, interessante questo under, va via a destra, Sivilla anticipato da Cusaro in corner. 31esimo, Marfia che non fa rimpiangere Mattia Biso, imbeccava Sivilla che di prima intenzione di destro calciava fuori, insisteva ancora l'Ancona con la Vis che faceva davvero da sparring partner. Show di Bondi dal limite, gran sinistro e palla a lato non di molto, ancora 36esimo, Bondi show, centrava per Sivilla che risponda, metteva Tavares nelle condizioni di battere a rete, palo pieno con Foiera strabattuto. 37esimo, da calcio d'angolo la testa di Luca Caccioli e era ancora grande Foiera, il gol comunque era davvero nell'aria. E al 40esimo, per un aggancio in area di Cusaro su Pizzi, ammonizione per il centrale difensivo pesarese, l'ottimo Robilotta di Sala Consilina concedeva il calcio di rigore glaciale Tavares che faceva 1-1, mai più pareggio fu così meritato. Il tempo si chiudeva con l'Ancona che insisteva. 42esimo, Bondi perdeva palla a centrocampo e Ridolfi si involava e calciava alto sopra la traversa, un intermezzo Vis, uno dei pochi davvero intermezzi visti nel primo tempo. Secondo tempo di tutt'altro tenore, con l'Ancona che prova sì a vincere la partita, crea, ma non è l'Ancona del primo tempo, anche perché la Vis indietreggia, capisce davvero che il pari oggi è oro colato. 13esimo, Bondi saggia i riflessi di Foiera che blocca. 16esimo, ammonito Mallus per un fallo a centrocampo su Costantino. 23esimo, Maggi finalmente corre ai ripari, entra Chicco, esce Ridolfi, applausi per il fantasista pesarese. 24esimo, altro miracolo su Foiera che è addirittura mostro su Tavares in rovesciata, con i tifosi dell'Ancona già pronti ad esultare. Escono Sivilla e Bondi nell'Ancona, entrano Cazzola e Degano, cambia poco, anche se forse l'assenza del brasiliano si fa un po' sentire, calano un po' i ritmi, ma è sempre l'Ancona a menare la danza. Il 42esimo, pasticcio Vis in difesa, ma Tavares non ne approfitta in piena area di rigore. L'Ancona pare esaurire la spinta, ma è proprio nel finale che fa due colpi di coda. 47esimo, ennesima scorribanda di Didio sulla sinistra, Tavares manca l'appuntamento, ma al 48esimo proprio Caccioli, che tra l'altro è un fanese d'adozione, vive a Fano con la moglie fanese, avrebbe la palla d'oro per battere il portiere Foiera, che ancora una volta è grande e gli dice no.